parliamo proprio del castello medievale di Villa Castelnuovo, dell'epoca del tucchinaggio. Adesso se si va su si vedono alcuni ruderi e la Villa del Nigra, che è stata costruita proprio nella piazza d'armi del castello. Alcuni muri della Villa Nigra sono medievali. Sembra che all'epoca del tucchinaggio si stavano tutti chiudendo nel castello e la popolazione invece nei recetti. Ce n'era uno su Assale, ce n'era anche uno giù ai Coste, Recetto, e poi anche un'altra borgata dopo le Coste c'era un altro Recetto, dove i contadini si chiudevano per difendersi da queste cose. Il castellano e i soldati erano su al castello. Questo soldato voleva andare a vedere se la fidanzata stava bene, insomma voleva andarla a trovare. Non so se era passato per il passaggio segreto, perché qui si parla di un passaggio segreto che partiva dal castello e andava proprio giù alle Coste, in un'altra casa medievale che c'era più in basso. E si racconta che questo passaggio ci fosse proprio. Ora, se fosse passato per il passaggio o se fosse solo uscito di nascosto, questo non te lo so dire. Comunque era andato a vedersi sta ragazza. Quando è tornato al castello, però, gli altri armigeri se ne erano accorti e il capitano l'ha rinchiuso nelle segrete sotto del castello. Ora, se è morto che l'hanno ucciso o se è morto di stenti dopo che il castello era stato preso e quindi nessuno sapeva che lui era lì, comunque sembra che sia morto nelle segrete. Durante la notte alcuni dicono di averlo sentito, i suoi lamenti e le catene, perché è il suo fantasma che si lamenta nei ruderi del castello di Villa Castelnuovo.